tutti. Dunque, oggi una recensione che è un po', diciamo, scoperta dell'acqua calda, tra virgolette, nel senso che di questo libro si è fortunatamente già parecchio parlato e soprattutto è stato premiato con il premio Andersen per la categoria più 12. Come avrete già intuito, sto parlando del rinomato catalogo Walker & Dawn di Davide Morosinotto. Libro uscito per Mondadori l'anno scorso, quindi 2016. Ripeto, vorrei cercare di fare una recensione molto veloce perché appunto di questo libro si è già parlato, quindi probabilmente avrete già letto altre recensioni, però ci tenevo anch'io a consigliarlo caldamente perché l'ho letto purtroppo soltanto ora, ma mi è piaciuto davvero tantissimo e quindi insomma ci tenevo a raccomandarvelo. Allora, iniziamo a dire che si tratta ovviamente di un romanzo per ragazzi che però non sembra essere scritto da un autore italiano. Attinge senz'altro profondamente alla tradizione, ci sono queste atmosfere proprio tipiche di Mark Twain, ma nonostante questo non è una ripetizione scontata, ha comunque una trama molto fresca, molto coinvolgente. È ambientato negli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento e c'è senz'altro un'attenzione, un gusto particolare nella caratterizzazione di quest'epoca, quindi appunto le varie città degli Stati Uniti, il battello a vapore, il treno, invenzioni ingegnose dell'epoca. Senz'altro si sente, sfogliando queste pagine, una sorta di nostalgia per un'epoca passata e appunto molto più avventurosa che purtroppo non potrà più tornare. Non a caso, infatti, uno dei quattro protagonisti, proprio alla fine del libro, ormai divenuto adulto, questo posso dirlo, dice una frase emblematica in questo senso, ovvero che avventure potevano esserci in un mondo così, quindi a differenza dell'epoca invece in cui è ambientata la storia, un'epoca appunto dove delle avventure così meravigliose ancora si potevano vivere. Dunque, cerco di dire due cose velocissime sulla trama senza appunto dilungarmi troppo. I protagonisti sono quattro ragazzini molto diversi tra di loro ma legati da una profondissima amicizia, e sono davvero quattro protagonisti travolgenti che ci viene voglia che avremmo voglia di conoscere e di incontrare. Abitano tutti sperduti, diciamo così, nel Bayou a sud di New Orleans, quindi siamo in Louisiana, e vivono appunto davvero in tutti i sensi immersi nella palude, nel Bayou. Infatti, appunto, nella prima parte del libro viene caratterizzato molto bene questo ambiente, con il rapporto che i ragazzini hanno proprio con la natura selvaggia e incontaminata, con gli animali, le insidie anche che nasconde il Bayou. I quattro ragazzini si chiamano Tetrois, Julie e Tit, che sono due fratelli, e Eddie, che si fa chiamare anche Eddie lo sciamano perché appunto ha questa capacità incredibile di riuscire a comunicare con gli animali del Bayou. Sui quattro protagonisti è basata la scansione, diciamo così, del romanzo, che si articola in capitoli ma anche in quattro grandi sezioni. Ogni sezione è raccontata in prima persona da uno dei protagonisti. Tra l'altro c'è una grande attenzione anche alla lingua e alla scrittura, nel senso che ogni protagonista racconta a modo suo la storia. Tanto è vero che la prima sezione, che è quella raccontata da Tetrois, contiene spesso delle imprecisioni, degli errori nei verbi, dei colloquialismi, diciamo così, che servono proprio a caratterizzare il personaggio e a farci entrare nei suoi pensieri, nel suo modo di essere e anche insomma farci capire che lui non ha avuto modo di studiare, che quindi quella è la lingua con cui si esprime. Peraltro, molto dettaglio che ho apprezzato, molto bello secondo me, a un certo punto del libro, non vi dico quando ovviamente, i protagonisti racconteranno la storia che hanno vissuto fino a quel momento proprio in questo ordine, quindi la prima parte Tetrois, poi Eddie, poi Julie. Ma insomma ci arriverete quando lo leggerete, se per caso non l'avete ancora letto. Quindi appunto anche dal punto di vista linguistico e del narratologico, senz'altro scelte azzeccatissime. Si tratta di un'avventura travolgente, quella che vivono i nostri quattro protagonisti. È senz'altro anche un romanzo di formazione, ma soprattutto è un on the road, un viaggio che, come ho letto da qualche altra parte, è in realtà anche una fuga,
E ci sono davvero tutti gli ingredienti quindi che possono servire per far piacere questo libro, quindi appunto l'amicizia, l'on the road, il viaggio, l'ho già detto, un grande mistero da risolvere, vari pericoli, insidie, personaggi strani da cui sfuggire in certe circostanze, quindi davvero c'è di tutto, però in maniera tutto questo è orchestrato in maniera molto equilibrata, oltre che molto scorrevole, e quindi in modo tale da rendere la lettura assolutamente piacevole. Dicevo, però non vi ho ancora detto nulla della trama. Allora, i quattro protagonisti ve li ho più o meno accennati, abitano in Louisiana. A un certo punto loro hanno questo rifugio che si sono costruiti nella palude, si ritrovano lì per ultimare la costruzione di una canoa, la provano e per caso pescano un barattolo, un vecchio barattolo, al cui interno trovano $3, che per loro è un vero e proprio tesoro. E quindi all'inizio discutono di cosa fare con questi soldi, finché decidono di fare un ordine. Di ordinare un articolo appunto dal rinomato catalogo del titolo, libro diffusissimo nelle case americane, il secondo libro più diffuso dopo la Bibbia, che appunto contiene un sacco di articoli di ogni genere che si possono ordinare e ricevere via posta. Non arriva però nel pacco che verrà loro consegnato, non c'è quello che avevano ordinato, ma qualcos'altro. E da lì, non vi dico più nient'altro, parte tutta la serie di rocambolesche avventure che i nostri quattro personaggi vivranno. Mi è piaciuta tantissimo anche la veste grafica di questo libro, come vedete già la sovracopertina è particolare perché lascia intravedere sostanzialmente, spero di riuscire a mostrarvi, parte del disegno invece della copertina rigida vera e propria al di sotto. E poi ogni capitolo è introdotto da una pagina piena di disegni di vario tipo, sono o articoli con la relativa descrizione tratti dal rinomato catalogo, oppure ci sono anche cartine, ecco che ne ho trovata una, questa del Mississippi, quindi cartine geografiche degli Stati Uniti, delle zone che i protagonisti stanno attraversando, oppure vediamo se ne trovo uno, ritagli di giornale che diventano importanti soprattutto nella seconda parte della storia, eccone qua uno. Quindi all'inizio di ogni capitolo c'è sempre questa pagina e appunto la veste grafica è davvero molto, molto bella. Oltre, come se non bastasse tutto questo, secondo me si presta anche a una lettura scolastica proprio perché ci sono tantissimi spunti sfruttabili a scuola. Dunque, io penso che questo libro vada benissimo per il programma di seconda, quando si affronta ovviamente il genere avventura, però permette di anticipare, in qualche modo introdurre tanti argomenti che poi si tratteranno invece in terza. Beh, senz'altro il riferimento storico-geografico, quindi gli Stati Uniti, ma soprattutto l'inizio del Novecento, la rivoluzione industriale, i nuovi mezzi di trasporto, la Belle Époque, sono senz'altro argomenti di cui si può iniziare a parlare mentre si legge questo libro. E poi anche qualcosa sulle differenze razziali, perché uno dei nostri quattro protagonisti è nero, nonostante Tit, Julie e sua sorella è bianca e lui è nero, e questo quindi gli comporta notevoli problemi durante il viaggio, ma non solo, anche prima di partire. Quindi si può parlare anche appunto di differenze razziali, di persecuzione razziale, e c'è anche un piccolo riferimento al Ku Klux Klan, quindi si può introdurre anche quest'altro argomento. Davvero quindi non mancano anche gli spunti per renderlo una lettura interessante anche dal punto di vista didattico, ma davvero non servirebbe, perché è già talmente bello, talmente godibile questo romanzo, che anche se non ci fossero questi spunti varrebbe comunque la pena di leggerlo e di consigliarvelo. Ok, spero di essere stata piuttosto rapida, anche perché, ripeto, senz'altro avete già, se non l'avete già letto, ne avete già almeno sentito parlare. E ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti, buona giornata!